Ciao a tutti, care compagne e compagni, dedico questo mio intervento a tutti coloro che vivono in condizioni contrattuali precarie, quando non sommerse. Sono Stefano Sabato, nato nel 1977. Dopo una miriade di lavori in nero, nel 2003 ho avuto il mio primo contratto, a progetto naturalmente. Lavoro per una cooperativa del terzo settore sociotutelare su Roma Sud. Sono un assistente educativo e dal 2003 che con incarichi annuali di 36 ore settimanali mi occupo nelle scuole pubbliche di assistenza ai minori portatori di handicap o diversamente abili. Gli assistenti educativi culturali svolgono un lavoro importante e dedicato per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Ma il lavoro di assistenza educativa non può prescindere dal funzionamento di altri ambiti di intervento che vedono coinvolti a diverso titolo la scuola, i servizi specialistici e i comuni. Un lavoro dove la cura della persona, l'autonomia e l'integrazione scolastica e quindi sociale ha una rilevanza fondamentale, servirebbe un lavoro di squadra. Ma purtroppo oggi il servizio viene spesso percepito e gestito solo in un'ottica di voce di spesa da tagliare alla radice. Il mancato riconoscimento professionale e l'approssimazione normativa in questo settore determinano ulteriori problematiche. È da anni che il nostro sindacato dà battaglia a regioni ed enti locali su formazione, qualifiche, profili professionali e quindi rispetto dei contratti collettivi. La rappresentanza sindacale non è facile in questo settore, ma grazie ad accordi quadro frutto della contrattazione aziendale e territoriale della funzione pubblica e del NIDIL CGL Roma Sud sull'agibilità e rappresentanza sindacale dei collaboratori, nel 2005 mi sono iscritto al NIDIL, coinvolgendo anche i miei colleghi. Dal 2006 sono stato eletto rappresentante sindacale aziendale, grazie all'accordo che prima accennavo e alla fiducia del mio segretario e della Camera del Lavoro. Dal 2005 ad oggi, in una cooperativa di 150 collaboratori e 70 dipendenti, abbiamo raggiunto molti accordi, con l'idea precisa di dare migliori condizioni lavorative e aumentare il costo delle collaborazioni fino a disincentivarle nei fatti. Spingere intelligentemente verso un piano di stabilizzazioni che oggi, in controtendenza con il Paese, sono una realtà, almeno nella cooperativa in cui lavoro. Grazie all'ultimo accordo del NIDIL e della Funzione Pubblica Roma Sud, saranno stabilizzati 20 contratti di collaborazione, portando la cooperativa ad un rapporto quasi paritario tra dipendenti e collaboratori, che nella realtà delle cooperative è un buon risultato. Ma quanto abbiamo raggiunto per i collaboratori a progetto non è poco. Credo la tariffa oraria più alta su Roma per lo stesso tipo di servizio, 10,60 a ora. Contratti a progetto di durata biennale per venire incontro anche alle esigenze dei migranti con i permessi di soggiorno. Sono pagati i primi 3 giorni di malattie ed infortuni. Le lavoratrici hanno un bonus bebè dalla nostra cooperativa di 1.000 euro, oltre a quello che gli spetta dall'INPS. Diritti e agibilità sindacale, assemblee retribuite per un massimo di 10 ore annuali e c'è una garanzia di monte orario complessivo che ti permette di fare 2 conti. Non nego che c'è un buon rapporto anche con le altre sigle sindacali e l'amministrazione dialoga sufficientemente con le nostre organizzazioni. Ora stiamo cercando di generalizzare questa pratica, percorsi analoghi li stiamo intraprendendo con la nascita del coordinamento regionale dei precari sociali del NIDIL CGL Roma e Lazio. La contrattazione aziendale e territoriale diventa centrale se vogliamo dare diritti di rappresentanza sindacale ai lavoratori precari, che oggi spesso superano nei luoghi di lavoro quelli con contratti collettivi. Attraverso la contrattazione aziendale e territoriale possiamo realizzare accordi quadro che permettano ai lavoratori di organizzarsi
e di spingere per condizioni di lavoro migliori. Con la contrattazione aziendale e territoriale dobbiamo prima di tutto dare agibilità e diritti sindacali ai precari e permettergli una propria rappresentanza che sappia formulare soluzioni concrete. La normativa dovrebbe essere più stringente sui diritti e la rappresentanza sindacale, aspettando una riforma seria del mercato del lavoro. La contrattazione aziendale può e deve intervenire positivamente sulla carenza strutturale di diritti esigibili per i lavoratori precari. Grazie a tutti.